Dio, che spavento, Toto! Cioè, ma tu mi stavi aspettando dietro la porta? No. Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo a Zante, siamo in Grecia e siamo venuti a farci una settimana di vacanza. Dopo anni a convivere in Grecia con le formiche, zanzare, eccetera, quest'anno abbiamo detto no. Non vogliamo niente del genere. Infatti abbiamo preso questa camera. Qui potete vedere la camera dell'imperatore, del faraone. Qui c'è la sacra sindone. Questo è il soggiorno, ragazzi. Ma cazzo utilizza il soggiorno nelle camere? Non lo so. E qui, ragazzi, bagno imperiale con doccia imperiale. Imperiale, ma queste cosettine qua, l'imperatore non so se è così felice di vederle. Una cosa fondamentale, ovviamente il frigorifero. E vi faccio vedere la cosa essenziale che dovete prendere quando andate in vacanza. Se andate in vacanza, ragazzi, non azzardatevi a non comprare un succo local. Assaggialo. Non è ancora assaggiato. Non mi piace. No. Vedete? Lei non sa adattarsi all'ambiente naturale, ragazzi. Comunque, in tutto ciò, ragazzi, questo è la cosa più importante della vacanza. Questo dietro di me, ragazzi, è la bestia di Satana. Non azzardatevi a venire in vacanza, ragazzi, e prendere la macchina. Quando andate nelle isole, soprattutto al mare in vacanza, lo scooter è d'obbligo. E siccome il motovlog che abbiamo fatto con l'Alboreto sulle nostre nuove Husqvarna vi è piaciuto tanto, facciamo uno scooter vlog qua a Zante, ragazzi. Allora, abbiamo setappato tutto il vlogging setup con microfono, cappellino, casco e tocco di classe. Non ce la faccio. Più su, più su, più su. Occhiali da sole e siamo pronti, via. In vacanza solo infradito perfetto. God, Bea! Ecco, ragazzi, vedete questo trabicolo mortale che abbiamo davanti? Non prendetelo, perché tanto lo superate. Scooterino 125, non interrompere il maestro mentre parla. Scooterino 125, ragazzi, andate ovunque. Dobbiamo fare benzina. Dobbiamo far benzina. Oh, cazzo, ci fa il culo, vero? È arrivato. Il pieno, grazie. Il pieno alla bestia. Secondo te quanti euro facciamo oggi, Bea? Oggi 4. 5. 5? In realtà 4,73. Ah, è vero, c'è scritto 4,73. Abbondano per eccesso qui. Ma glieli lasceremo. Perché, scusami? Oh, che infame sei. Thank you. Bye. Bye. Non c'è. Beh, ma è giusto. È un signore. Anche lui arrotonda per eccesso. Ma che li grazie sulla mia. Al massimo! Ammira bene i borghi antichi della Grecia. Ragazzi, dovete sapere che è la quarta isola che visitiamo della Grecia, non quest'anno ma negli anni. Paga dalla multa! Un piccolo consiglio per la Grecia: andate piano perché c'è l'asfalto che scivola un botto. Tipo, guardate qua, ragazzi, la ciabatta, sentite per terra? Vogliamo sgommare? No! Dai, una sgommatina! No, no! Una! No, no! Una! No! Salita! Siamo a cannone, ragazzi! Ragazzi, sorpassare in salita con questi 125 è tipo l'arte degli dèi. La possiamo fare, me lo sento! Questo è difficile da sorpassare adesso, ragazzi, perché è lungo. Qua. Ha mollato e ne approfittano subito! E vanno davanti in testa al mondiale! Guarda, tutto qua è
presto, quando finisce la vacanza non lo vedrai più. Comunque che bello andare in giro in scooter, ragazzi, cioè vi fa proprio assaporare la vacanza in maniera diversa. La macchia mediterranea, camion della spazzatura davanti, un odore di pattumiera, di umido, madonna che non finisce più. Dai che va dritto, dai che va dritto, dai che va dritto, dai. Sì, va dritto. Salutalo, salutalo Bea. Ciao. Non va più di così in salita. Che brutto. Comunque stiamo andando al Navaggio, giusto? È una barca arenata su una spiaggia bellissima che si può ammirare sia dall'alto che dal basso. Oggi stiamo andando a vederla dall'alto perché c'è un panorama pazzesco. Domani noleggio barchetta e andiamo a vederla invece con i nostri occhi. Se Dio vuole. Un gattino! Ammazza! Ciao! Hai visto che salutano? Te l'ho detto che salutano tutti, sono gentili qua. Oh cazzo, Bea! No, dai! Che è sta roba? Non è chiusa? What? Fire! Ah, incendio. Dobbiamo guardare se c'è un'altra strada? Quindi, ragazzi, c'è un incendio. Bene, ragazzi. Strada chiusa. Ah, minchia, eravamo vicinissimi. Fuck the shit, bro. Ah, però guarda. Destra la prima, destra subito e proviamo. È chiusa anche di qua, Bea. Quindi? Non possiamo vederlo? No. The next day. Lo vedete questo, ragazzi? È il nastro rosso che abbiamo tagliato. Invece no. Semplicemente un giorno dopo l'hanno riaperto. Quindi Bea, prima che lo chiudano. No. Abbiamo cantato vittoria troppo presto, forse? È impossibile. Non riusciremo mai a vederlo, ragazzi. Ragazzi, c'ho la strategia. Qua c'è la signora tanto gentile che ci salutava sempre. Io glielo chiedo. Hello. Because now it's closed, but the guy never go away. They at five, at six. Ah, at five he go. So later. Ah, okay. Vai. Abbiamo capito una cosa, Bea. Lo possiamo fregare quel bastardo che c'è lì a controllare. Dobbiamo venire dopo le 5. Dopo le 5 siamo tutti qua, Bea. Festa grande. Ma io ho l'ansia. Io no. Metti che ci sono i preferiti. E i carabinieri. Vuoi spiegare te il piano? Come avete sentito, la vecchietta che ci salutava tutte le volte che passavamo da quelle parti ha detto 5. Il tipo. Noi ragazzi ci proviamo. Torniamo là, che poi stasera dobbiamo uscire a mangiare. Quindi signora, c'è ancora, vi saluta. Ciao. Pompieri, brutto segno? Oh! È aperto, ragazzi! Era lì il punto. Vai, Bea, lo conquistiamo questo Navaggio. What? Easy. Ah, can I go? Ok, thank you. Easy, ha detto easy! Ha detto easy, Bea! Oh my god, Bea! Ce l'abbiamo fatta! Dopo 3 giorni di ricerca, ragazzi! Vieni, vieni Bea! Vieni! Vai in fretta, Bea! Guarda! Dove è il tuello? La vastità del cazzo che me ne frega. Era la frase romantica che voleva dire Ivo P se fosse stato qui con noi. Ragazzi, lì dietro c'è il buco della morte. La mia domanda è: riusciremo a vederlo però da sotto a sto point? Nuova missione. In teoria domani saremo. No. Adesso vomito, ragazzi. Tanto che va la barca non mi dà fastidio. Appena mi fermo che sto così a ondeggiare mi viene un vomito, mamma mia. Andiamo a vederlo da vicino, no? Andiamo a vederlo da vicino sperando che la nostra barca rimanga dove l'abbiamo lasciata. Missione cumplida.
compiuta, ragazzi. Adesso torniamo al nostro scooter, che c'è uno scooter vlog da finire, Bea. Bandiera della Grecia, sei nel punto giusto. Mi dice di andare qui a sinistra, Bea. Io vado su. Qua si chiama Crosscon SH125. Vediamo se ci porta fino a destinazione. Ma mi chiedo come mai le persone ci guardino con aria stranita. Pensa adesso se mi si incarta l'acceleratore qua. Comunque non ci siamo proprio, Quasi c'hanno quattro ruote tassellate e vanno giù 10 all'ora. Arriva qui traversino, tutto è spararci addosso i sassi, noi cadevamo giù. Ragazzi, ormai siamo alla fine di questo scooter vlog a Zante. Questo è veramente il punto finale del video. Perché hanno fatto una piazzola sterrata qua, secondo te, Bea? Proprio così sul mare. È perfetto per un burnout.